Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Pietro VRN e qui ci troviamo come sempre su On the Road Truck Simulator. Ragazzi, oggi ho intenzione di fare un viaggio che mi porterà fino a Kassel. Mi trovo esattamente a Monaco e come potete notare ho stipato fino al massimo possibile questo Scania per provare durante questo viaggio che mi porterà, ripeto, fino a Kassel, massimizzare sia i guadagni e sia i punti esperienza. Come potete notare, ho ben quattro consegne che consegnerò, diciamo, nei dintorni di Kassel. E ripeto, per massimizzare i guadagni e punti esperienza durante quest'unica tratta. Un aspetto che avevo francamente un po', come dire, ragazzi, sottovalutato in questo titolo. A favore di viaggi con poco carico e questo chiaramente penalizzava molto sia i guadagni in generale, ma anche i punti esperienza accumulati. Ho cercato di valutare meglio la situazione e di fare in modo di essere più scrupoloso e attento sotto questo punto di vista, ragazzi. Quindi oggi farò non solo questo viaggio che mi porterà fino a Kassel, saranno più o meno 473 chilometri, ma guadagnerò anche parecchi soldini e darò una bella spinta anche ai punti esperienza. Tra l'altro questo ha un duplice scopo, sia andare avanti con la carriera chiaramente, ma anche consentirmi di raggiungere entro breve tempo, oppure, o sarebbe meglio dire nel più breve tempo possibile, lo scatto dello slot successivo che mi consentirà di poter avere un mezzo in più nella flotta. E quindi di poter assumere anche un ulteriore autista. Tra l'altro, prossimamente dovrebbe anche uscire un nuovo aggiornamento proprio su questo titolo che introdurrà un nuovo mezzo e la mia idea è quella di acquistare questo nuovo mezzo. Mi serve però, ripeto, questo slot in più per poter avere un altro, per avere la possibilità di avere un altro mezzo a disposizione. Quindi non basta avere solo quattrini, bisogna avere l'esperienza adeguata. Nel frattempo, ragazzi, volevo anche approfittare di questo viaggio per fare una bella chiacchierata insieme a voi alla luce delle ultime notizie proprio su On the Road Truck Simulator. Il riferimento è dovuto all'ultimo video che hanno pubblicato i programmatori del titolo. In merito ad una versione dedicata alla console PlayStation 5, ragazzi. Pensavo che fosse verde, ma comunque. Ripeto, alla versione
PlayStation 5, ragazzi. Il gioco, secondo quello che ho visto dalla comparazione dei due video che mostravano il gioco su piattaforma chiaramente PS4 e PS4 Pro e la versione PS5 ottimizzata, era chiaramente nettamente più fluido, ma soprattutto mostrava chiaramente, ma questo è frutto ovviamente della potenza della console di nuova generazione, dei tempi di caricamento delle schermate nettamente più veloci. Un altro aspetto che mi aveva incuriosito molto era la presenza, in questa versione ottimizzata PlayStation 5, la presenza dei pedoni rispetto alla versione PS4, che siamo soliti giocare, in cui non c'è chiaramente anima viva. Sotto questo punto di vista, detto fra noi ragazzi, mi sarei aspettato una presenza di pedonale anche su questa versione. Dopotutto, ci sono altri titoli che paragono sia perché sfruttano lo stesso motore grafico e più o meno similari, mi riferisco a Truck Driver per intenderci, dove la presenza di pedoni che passeggiano sui marciapiedi o che attraversano la strada è già una prerogativa già da diversi mesi, direi quasi un anno, ecco. Per cui non capisco perché al momento sarebbe un'esclusiva PS5. Magari lo implementeranno anche nella versione PS4, chi lo sa, ragazzi, staremo a vedere. Alla fine, ragazzi, ciò che conta saranno i contenuti aggiuntivi che introdurranno prossimamente. Chiaramente per tagliare un po' sulle tempistiche del video ho caricato off camera tutti quei bancali, chiaramente uno per uno, consegna per consegna, veramente. Ho fatto anche in modo di avere il timer di essere sveglio per parecchie ore, intendo, proprio per avere una consegna senza interruzioni, ragazzi. Questa consegna plurima, intendo.
Ragazzi, nel precedente gameplay vi dicevo che Monaco era l'ultima città che mi restava da visitare di questo titolo e l'ho fatto chiaramente privatamente, ho raggiunto Monaco privatamente. Devo dire che è stata riprodotta discretamente, ma la cosa che mi ha sorpreso è stata anche la presenza in autostrada nei pressi di Monaco di un dettaglio che raffigurava praticamente lo stadio dell'Allianz Arena, o perlomeno la copertura caratteristica dell'Allianz. Che ad un certo punto si vede in autostrada e spicca fra gli alberi questa copertura un po' particolare. Infatti questo stadio in breve tempo è diventato uno dei simboli di Monaco e chiaramente non poteva mancare anche questo dettaglio grafico in questo gioco. La mia prudenza, fra virgolette, ragazzi, è anche dettata dal fatto che ho intenzione di evitare di fare errori stupidi, danni e quant'altro, perché chiaramente se voglio raggiungere il massimo dell'esperienza, e non tanto dei quattrini, perché tutto sommato comincio già ad avere il portafoglio finanziario abbastanza pianotto, ragazzi. Ma più che altro l'esperienza. Quando si trasportano carichi molto numerosi e ogni minima percentuale di danno sono parecchi quattrini che volano via, e non è il caso, ragazzi, quindi meglio essere un po' più prudenti e consegnare
l'intero carico senza danni e avere il massimo del guadagno e dell'esperienza in questo caso. Ti dico anche un'altra cosa, prima di avventurarmi su questo con questo viaggio, avevo anche per un attimo scelto di prendere nuovamente il MAN anche per cambiare mezzo. Mi sono però ho rinunciato subito, diciamo, a questa idea perché a parità di cassonato il MAN è nettamente più piccolo e non vale la pena, ragazzi. Posso caricare meno merce tutta in una volta e non ne vale francamente la pena. Scania chiaramente è decisamente più capiente, oltre ad essere anche più, a mio modo di vedere, anche un po' più stabile in curva. Chiaramente in questi tratti curvilinei è molto difficile poter avventurarsi in manovre rischiose e sorpassi, e per cui mi accodo.
niente, si ostina a stare sulla corsia sinistra e mi obbliga chiaramente a prendermi dei rischi e prendiamoceli a questo punto. Andiamo un po' piano. Ok, ragazzi, forse sono più silenzioso del solito, però ripeto, me la prendo mi prendo un po' più di attenzione, ho un carico che non voglio rovinare e voglio, ripeto, guadagnare il più possibile, voglio evitare di fare troppi errori, ragazzi. Anzi, di non farne nessuno, per essere più precisi, ecco. Nel frattempo, più di 250 km sono andati via. Ne restano altri 200-230. Molto bene, molto bene, ragazzi. Un'altra cosa che mi aspetto dalle prossime patch è che rivedano anche, facciano un restyling anche ai veicoli e alle aziende presenti, diciamo, di base, un po' per cambiare. Alla fine, infine, si incontrano sempre le stesse livree, le stesse aziende, le stesse marche, diciamo fittizie, però almeno non guasterebbe l'aggiunta di qualche nuova azienda, una svecchiata generale a quelle attuali che ci sono, un po' per modificare qualcosa, ragazzi. Non ci vuole niente, ragazzi, tutto sommato.
Leggevo anche che sono abbastanza contenti del fatto che hanno raggiunto le 100.000 copie vendute del titolo. Io, tra virgolette, me lo aspettavo che facevano il boom, diciamo, perché il genere è un genere che piace. Se su PC abbiamo chiaramente Euro Truck, American Truck, eccetera, ed è seguito da milioni di appassionati, quindi il fatto di pubblicare qualcosa di similare anche su console ha chiaramente spinto le vendite alle stelle. Questo lo dovevano intuire probabilmente. In ogni caso, ragazzi, queste sono notizie che fanno bene perché, lo dico anche in maniera un po' egoistica, perché quando un titolo vende bene, chiaramente i programmatori, i produttori, eccetera, hanno un occhio di riguardo maggiore sul titolo e quindi è nel loro interesse pomparlo, tra virgolette, e aggiungere qualcosa in più e tenerlo sempre lì e non lasciarlo, diciamo, nel dimenticatoio, ragazzi. Nel frattempo, ragazzi, mi sono accorto che una mia dipendente, una mia autista ha completato un'altra tratta, quindi ulteriori soldi in cassa. Bene, bene, bene. Devo dire che
questi 479 km li sto divorando, perché secondo me il piacere di on the road è cercare di impostare un viaggio e distrarsi il più possibile, facendo sempre attenzione alla strada, ovviamente, quindi poi alla fine neanche ce ne accorgiamo del tempo che passa e dei chilometri macinati. Occhio. Me lo sono visto, ragazzi, di sopra, che ha fatto questa piccola variazione di corsia. Vabbè. Meno male che non è successo nulla al carico e che non c'è stato nessun contatto ravvicinato. Nel frattempo il cartello già mi segnala Castle. Altri 100 km e giungerò a destinazione. Chiaramente a Castle dovrò fare due fermate. In un primo punto di scarico consegnerò una serie di pallet, di bancali, ecco. Chiudo, una volta che questi bancali saranno consegnati, chiuderò tutto e mi dirigerò al punto di scarico successivo, che si trova poco più avanti, sempre a Kassel, dove chiuderò definitivamente le consegne, queste consegne plurime, andando a scaricare altri bancali che ho nel camion. Dunque, Castle sempre dritto. Fare sempre molta attenzione agli svincoli per non fare inutili variazioni di percorso e allungare a dismisura
il percorso. Teniamoci un po' a distanza. Chiaramente se abbiamo strada libera aumento decisamente la velocità, questo per chiaramente ridurre le tempistiche, ma chiaramente oltre i 90 è molto difficile sempre per il discorso del limitatore. Del limitatore di velocità automatico. Eppure in discesa, come potete notare, prende velocità, raggiungo anche i 96-100 km/h, ma sono casi molto, molto rari. Qualche laggata chiaramente ci può stare. Tutto sommato però ragazzi sono stati 500 chilometri più o meno abbastanza fluidi, non ho riscontrato grosse problematiche. Anche questa volta. Bene, bene così, ragazzi. Devo solo ricordarmi poi di fare un pieno alla prima pompa di carburante disponibile. Ma questo poi me ne occuperò dopo. Nel frattempo devo consegnare questi bancali. Ok, già intravedo lo svincolo per Kassel. Piano. Ok. Potrei farlo anche qui, vabbè, la faccio un'altra volta, ragazzi. Mi rendo conto che il tempo è volato via, ma ci tenevo, ripeto, a
mostrarvi questo percorso con consegna plurima di così tanta merce. E allora, ragazzi, sono ad appena 9 km dal primo. Dal primo punto di consegna. Ecco, verde, via. Stavolta faccio più attenzione al semaforo. Ho notato che hanno difficoltà nel curvare a destra questi rimorchi. Lo notavo spesso dall'ultima patch. Spero che correggeranno anche questo. È l'unico difetto che mi incontro nell'IA. Ecco, come potete notare, i rimorchi lunghi hanno difficoltà a svoltare nelle svolte. Nelle svolte a destra, ecco. Non riescono ad allargarsi sufficientemente per impostare bene la curva, ecco. Vedremo nelle patch successive se correggeranno questo bug, diciamo. E allora, primo punto di consegna. Ok, io direi di scendere. Via. Apriamo. E allora. E allora, il primo carico è stato consegnato, sono ben 19.000 euro e 2.002 di reputazione finale, perfetto. E allora, torniamo alla guida, spostiamoci in avanti, perfetto, via, chiudiamo i portelloni, ci sono altri bancali da consegnare, ragazzi. Ok, si è chiuso.
Piano ragazzi, piano. Forza. Ok. Una decina di chilometri, sempre nei dintorni di Kassel, e consegneremo tutti quegli altri bancali che sono stipati all'interno del camion per un ulteriore guadagno. Già abbiamo guadagnato più o meno 20.000 euro dalla prima consegna e oltre 2.000 punti di esperienza. Vediamo quanto riesco ad accumulare adesso. Ok, al semaforo. Ops ragazzi, ops, 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 ho fatto un errore, devo girare a destra. Ai 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 ai, e allora che si fa ragazzi? Che si fa? Vediamo un po'. Avevo intuito questo, pensavo che fosse un'altra strada, ragazzi. Ok, va bene, perfetto. E allora scendiamo e andiamo a consegnare, ragazzi. E allora sono ben tre consegne in una, praticamente. Una. Forza. Ok.
mano. Ok, quindi 17.865, 1.983. E ho raggiunto anche il livello 5, ragazzi. Perfetto, ed era quello che desideravo. Raga, vediamo se... però non lo posso vedere così, devo andare avanti, chiaramente. Piano. Fermiamoci, scendiamo. Devo anche richiudere il camion. Ok, svuotato, perfetto. Direi di chiudere e spegnere. Ok, perfetto. Tanta tanta esperienza e tanti soldi oggi, ragazzi. Sono più che soddisfatti. Io direi di scendere dal mezzo e fare i saluti. Ragazzi, come potete notare, è stata una giornata molto produttiva. Ho raggiunto finalmente il livello 5 di questo On the Road Truck Simulator. Ho fatto un botto sia di guadagno che di punti esperienza, proprio contando sul fatto di trasportare più bancali all'interno del camion nella stessa zona di consegna, quindi sfruttare e massimizzare il guadagno. Questo alla fine è ciò che conta per progredire in maniera molto più veloce. Ragazzi, per conto mio l'episodio si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e come sempre io vi lascio i miei saluti. Alla prossima ragazzi, ciao ciao ciao!